Finché c'è vita c'è speranza. Ciao Massimiliano, come stai? Io sto bene, e tu carissima Anna Paola come stai? Bene, bene, buon anno a tutti. Beh sì, insomma ce buon lo vuole, ce lo vuole ancora. Sì, 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 sì. Speriamo assolutamente. In un 2023 vitale. Sì, sì, sì. Questa mi è venuta così, dai. No, no, hai fatto bene perché noi siamo sempre vitali, ricordiamocelo. Assolutamente sì. Oggi... particolarmente vitali, lo sai? Assolutamente sì. Mm-hmm. Però mi devi spiegare il perché. Beh, presto detto, perché mi sono preso la briga di invitare due amici. Ti va di conoscerli? Certo, come no, sono tutto orecchi. Allora, ti presento Francesca Zanellato e Alberto Mantovani, che sono collegati al telefono con noi. Ciao! Ciao! Ciao Francesca, ciao Alberto, siete vitalissimi dalle vostre voci, li ho percepisco. Loro sono giovani giovani tra l'altro, no, no, vero? Quello. Sì. Sì, abbiamo, io ho quasi 25 anni, io 25 da un po'. Benissimo, benissimo. Allora, di dove siete, lo vogliamo dire ai nostri amici all'ascolto? Noi siamo di Padova. Sì, Padova centro. Sì. Insomma, ce ne andiamo in giro per tutta Italia con questa rubrica, sì, vero? Sì, 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 a me fa molto piacere. Allora, io penso che oggi ci apprestiamo a fare un viaggio bellissimo, giusto? Giusto? Massimiliano, dimmi, è vero? Sì, perché oltre a Francesca e ad Alberto parleremo di un'altra persona, vero Francesca? Di chi parleremo? Sì. Di Maria Michela. Esatto, la vostra bimba che ha quanto adesso? Anche lei tra poco fa 5 anni. Wow. Ah, bellissimo, benissimo. Sì, noi ci siamo conosciuti al Quarenghi di quest'estate, è stata una bellissima conoscenza, è nata anche una bellissima amicizia fra di noi. E devo dire che Maria Michela ha ribattezzata MM, vero Francesca e Alberto? L'abbiamo ribattezzata così un po' tutti. È veramente una bimba incredibile, molto vivace, molto allegra, molto intelligente. Sì. Però vi volevo chiedere a chi dei due insomma vuole rispondere. Quando avete saputo di questa gravidanza, in un primo momento, qual è stata la situazione insomma in cui è arrivata questa gravidanza? Che cosa è successo? Beh, ovviamente paura, perché è un'esperienza nuova a qualsiasi età e diciamo che fa sempre paura, perché capisci che non sei più da solo, ma che ci sarà un'altra persona a cui devi badare e che dipende totalmente da te, e quindi viene un po' di paura, ansia, di non essere all'altezza, di essere abbastanza adeguati, di farcela in generale, anche perché noi studiavamo ancora all'università e quindi avevamo paura che la maternità e la paternità ci portasse via troppo tempo dalle nostre normali occupazioni, diciamo. Ecco, per te Alberto invece qual è stata la sensazione quando hai saputo che Francesca era incinta? Anch'io all'inizio appunto ho avuto un attimo di incertezza, soprattutto perché diciamo ho sempre, fino ad allora almeno, non avevo avuto molte occasioni di assumermi responsabilità importanti, e questo all'inizio è stato per me appunto una valanga di emozioni che all'inizio non sapevo né come gestire né come incanalare nel verso giusto, ecco. Ecco, e poi invece che cosa è successo? A un certo punto avete incontrato il CAB, se non vado errato, giusto? Sì, quello di Campo d'Arcego in realtà, che non è quello di Padova, ma è di un paesino in provincia di Padova, 20 minuti da Padova, che tra virgolette mi è stato consigliato da un'altra ragazza che aveva avuto una bambina nei giorni in cui io scoprivo di essere incinta, quindi, e lei niente, mi disse: ma ti presento io queste signore, vedrai che ti aiutano. E all'inizio siamo andati, il primo incontro è avvenuto a settembre 2017,
E niente, ci siamo subito sentiti accolti e la presidente, capendo un attimo la nostra situazione, ci ha fatto un bellissimo regalo, perché ha parlato di noi a una doula, che è una figura che aiuta la mamma in gravidanza e anche durante il parto, e negli stati del nord Europa e in America è anche considerata una figura quasi sanitaria, diciamo, una professione sanitaria. In realtà questa figura in Italia non è ancora conosciutissima e nemmeno noi sapevamo cosa fosse. Però abbiamo fatto un percorso con lei di consapevolezza e responsabilizzazione, ci ha aiutato molto a crescere, a maturare, e quindi con lei, diciamo, dopo le cose sono andate in discesa, nel senso che eravamo pronti, preparati, e anche non ci facevamo più, almeno io, tante pare, dicevo sì, vivremo giorno per giorno, ci proviamo e come va, ci buttiamo, perché comunque non c'è un manuale di istruzione per essere genitori, quindi penso che tutti a qualsiasi età provino, si va a tentativi. Allora, diciamo che questa figura che speriamo di avere presto anche noi a questo punto, vi ha aiutato a intraprendere questo viaggio meraviglioso. Giusto? Sì, ci ha fatto crescere come singoli, come coppia, e ci ha preparato proprio a essere genitori. Ogni incontro era mirato, personalizzato su di noi, sulle nostre esigenze, ed è stato un percorso bellissimo che nulla ha a che vedere con il corso preparto normale, tradizionale, che pure ho seguito. Sì. Perché ci sono degli aspetti anche psicologici, anche motivi, che sono, insomma, dove è stato importante molto, ci ha aiutato anche a immedesimarci nel bambino, capire le sue emozioni, capire i suoi sentimenti, e quindi metterci in gioco, capendo i suoi bisogni, diciamo, ci ha aiutato ad avere una panoramica più ampia rispetto a quello che si può pensare, perché magari si pensa che un bambino ha bisogno di tante cose, questo, quest'altro, non è niente vero, perché a un bambino alla fine, quando è piccolo, bastano i pannolini, il latte della mamma e basta. Poi appunto, sia grazie al CAV, ma anche grazie a tantissime persone che ci sono state vicine, abbiamo ricevuto tanti vestitini, tanti oggettini che non sono necessari per la crescita di un neonato, ma diciamo non è mancato mai niente a nostra figlia, quindi sì. Poi posso confermare perché l'ho visto, anche se l'ho conosciuta già un po' cresciutella, che Maria Michele è circondata da tanto affetto e tanto amore. È vero, quello è fondamentale, direi. Questa è la cosa più importante. Quindi... E lei anche, come avrei potuto vedere Massimiliano, lei sa che è tanto amata da noi e noi ci siamo sempre per lei, quindi lei, sì, se noi le diciamo sì, di questo ambiente puoi fidarti, lei fa subito amicizia con tutti, quindi non è una bambina strettamente attaccata a noi, ma anzi aperta al mondo, alla vita e a tutte le opportunità che le si presentano. Sì, ho notato in effetti che Maria Michela, se voi vi relazionate in modo amichevole con una persona, ci si relaziona amichevolmente anche lei. Se magari invece con quella stessa persona c'è un po' di distanza da parte vostra, anche lei tiene... Sì, i bambini capiscono tutto, sentono tutto. Sì. Anzi, a volte capiscono più i bambini che non noi adulti, diciamolo, sono molto più recettivi. Sono molto più recettivi, e questa è la loro bellezza anche. Sì, io, Anna Paola, sono molto contento del fatto che stiamo raccontando questa storia, perché penso che possa essere di incoraggiamento per tante mamme di tutte le età, ma in particolare quelle più giovani, e tanti anche papà più giovani magari, che magari ci stanno ascoltando, magari stanno vivendo la stessa o una situazione simile, e certe volte è naturale un po' scoraggiarsi all'inizio, dico bene Alberto, però poi dopo è anche importante aprirsi quando arrivano gli aiuti dall'esterno. Certo, mi permetto di aggiungere a quanto detto Francesca, che prima di conoscere il CAV inizialmente ci eravamo rivolti a un consultorio su
sul territorio, insomma, del comune di Padova, però la svolta che ha portato il conoscere il CAV e poi fare questo percorso con una persona fantastica, prima ancora che, diciamo, una grande professionista come Lisa, è stato il fatto che prima appunto di conoscere il CAV, la mia figura in quanto futuro papà, diciamo, non è stata molto riconosciuta, in quanto sia in consultorio che poi, insomma, in tutti i passaggi prima di conoscere il CAV, è stata, diciamo, considerata solo Francesca, e io, diciamo, sono, tra virgolette, rimasto fuori dalla porta. Sei stato secondario secondo il consultore, sì, questa è la cosa più sbagliata, permettimi di dire. E sono contento che, insomma, in questi anni si sia cominciato a riflettere soprattutto su questa cosa e sul fatto di cominciare a coinvolgere attivamente anche il padre, diciamo, in questo processo. E devo dire che, insomma, sia il CAV che poi questa dura hanno aiutato molto, e credo che, insomma, sia centrale anche nel processo, insomma, per eventuali esperienze simili alla nostra che ci potranno essere in futuro. Eh sì. Poi adesso tra un po' magari ci racconterete meglio del CAV di cui fate parte, però adesso direi di vivere insieme una pausa musicale, sì, e poi torneremo sempre per raccontare la storia di Francesca, Alberto e Maria Michela. Questa testimonianza preziosissima, quindi rimanete lì. Sono verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te che a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani. È per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani. È per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole. È per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragole. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Beh, questo era un meraviglioso brano di Jovanotti per te, insomma, la dedichiamo a tutte le mamme, a tutti i bambini e a tutti i papà. Certo. Insomma, perché è vero, poi quando nasce un bimbo tutti i pensieri sono per quel bimbo o bimba. È vero, Francesca e Alberto? Verissimo, non possiamo che confermare. Sì, ci siamo un po' emozionati tutti quanti, diciamo, sì, la verità. Infatti, ecco, molto bene. Voi molto attraverso Maria Michela siete arrivati al CAV, al Centro di Aiuto alla Vita. Che clima avete trovato in questi anni al CAV? Beh, un clima di accoglienza, amicizia. È un, diciamo, bellissimo posto dove crescere insieme, condividere le proprie preoccupazioni, anche perché il CAV di Campo d'Arsego ha un gruppo di giovani mamme, e prima del Covid eravamo anche solite trovarci una sera al mese e parlavamo della nostra vita quotidiana da giovani mamme.
Invece, beh, bello questo adesso, perché c'è un confronto continuo, giusto? Esatto, e quindi aiuta tanto, anche fa capire che non si è soli. Non si è mai soli, che c'è sempre, ci sono sempre persone che hanno vissuto le tue stesse esperienze, le tue stesse paure, quindi questo dà grande conforto, perché a volte ci si sente soli, ci si sente come se nessuno possa capire quello che si prova, invece non è così. Bene. Bene. Sì, anche perché insomma, vale lo stesso discorso anche per i papà, perché a volte, cioè, non è che uno nasce papà o nasce mamma, insomma. Però effettivamente è importante anche è anche importante confrontarsi e condividere. Ecco, adesso che vostra figlia ha quasi 5 anni, insomma, ma ve ne siete accorti che è passato questo tempo o è passato velocemente? No, assolutamente no. Sembra veramente ieri che è nata e noi le diciamo spesso: vorremmo che non erano poi figli a coppia, dovevi rimanere piccola. Vabbè, diciamo che voi state crescendo con lei. Sì, ed è molto bello questo, perché siamo, oltre che genitori, siamo suoi amici. Sì. Nel senso, cioè, c'è comunque l'autorità del genitore, però vediamo che capiamo molto di più lei, i suoi bisogni, il suo linguaggio. Siete tornati bambini anche voi. Avete anche voi 5 anni in questo momento. Quindi... infatti. a posto, quindi bellissimo. No, ma il bello, conoscendo loro due, è che poi alla fine, quando li incontri, finisci per avere 5 anni pure tu che li incontri. Beh, bellissima questa cosa. È quello che ci è successo un po' a tutti al Quarenghi, puoi confermare, vero Francesca? È vero, perché alla fine lei era un po' la mascotte di tutto il gruppo. Benissimo. Sì, è molto bello. Siamo andati anche quando lei era più piccola, aveva 1 anno e mezzo, e anche lì lei si è subito integrata, e adesso, per farvi ridere, canta ancora le canzoni che cantavamo al Quarenghi. Bellissimo. Ci ha imparato da degli altri ragazzi. Lei era proprio, poi delle volte non voleva mangiare con noi, aveva trovato una ragazzina 14enne e diceva: no, io voglio mangiare con la mia amica. Lei ha molti atteggiamenti, diciamo, quasi adolescenziali. Confermo, veniva al tavolo nostro a volte anche. Ha ragione. Sì, perché ci trovavamo spesso, insomma. È stata veramente la mascotte del Quarenghi quest'anno, ma anche di quello prima, effettivamente. Quando c'è un bambino c'è tutto, direi. Assolutamente. È vita completa allo stato puro. Grazie, perché è sempre stata brava, ci ha fatto seguire le conferenze e tutto. Quindi la sua partecipazione, diciamo, ha solo dato, diciamo, piacere a tutti, non ha disturbato né altro. Esatto. Bene. No, l'abbiamo citata proprio perché è stata la dimostrazione del fatto che noi parlavamo appunto del valore della vita, dei suoi vari aspetti e tutto il resto, e poi avevamo la testimonianza pratica lì di lei e di anche altri bambini che erano presenti in quell'occasione, è che con la loro semplice presenza erano lì a dimostrarci che quello che si diceva poi alla fine si traduceva in qualcosa di concreto, tangibile, che sono questi bambini meravigliosi, insomma. È veramente un inno alla vita. Salutatecela, ovviamente. Sì. Sarà fatto. Allora, davvero grazie. Noi vi ringraziamo tantissimo. Sì. Grazie a voi. Grazie a Francesca Zanellato e Alberto Mantovani, che hanno scelto un po' di raccontarci la storia loro e di Maria Michela, e grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Speriamo quest'anno di trovarci spesso, magari, a raccontare, perché no, storie del genere, perché ci vuole, ci incoraggiano sempre di più. Assolutamente sì. E ricordatevi sempre una cosa che vi diremo però tra poco. La prima, che ci potete scrivere dove? Sì. Su Radio Speranza @diocesipescara.it. Ma soprattutto ricordatevi sempre che finché c'è vita c'è speranza. Ciao! Ciao!